Per ora il Natale ad Avellino splende solo in cartolina. Sui manifesti fissati sulle facciate dei palazzi del Corso, l'ex salotto buono della città, dove il Christmas è decisamente poco happy, una città spoglia e grigia nonostante il sole e l'Immacolata, tanto da far venire il dubbio che l'ordinanza del sindaco Foti imponesse non solo il blocco della circolazione stradale, ma anche del festoso Natale. Una sorta di disco rosso per il 25 dicembre. Intanto sono spuntate le cassette di Natale, le strutture in legno hanno subito incuriosito i passanti, tanto da prendere le misure. Casette che non si sa quando saranno inaugurate per lo shopping, casette che per gli avellinesi, viste le dimensioni, sono state battezzate come le cuccette di Natale. Il comune è povero, quindi non fa più grande. No, ma c'entra qualcuno dentro, no? Stiamo prendendo le misure, vediamo che... C'è la porta lì. Alza la porta, quindi, però insomma sono... Puoi entrare. Ah, io sì, sono un po' ristrette però. Lei non si può entrare perché è alto e quindi si può... tocca sotto il tetto. Ah, ci vuole una misura un po' più bassa. Come a me. Ci accorciamo tutti quanti e entriamo così, insomma. Grazie. Questo per... non piace per i cani piccoli, per i cani grandi. Ah, ok. Ma a che servono questi che... Ma voi vi piacciono come cittadini? No, sì. Dove è una caricatura. È una caricatura, a me sembrano quelli per i cagnolini. Ah. Invece voi cagnolini, ma però quelli in bastonti grandi. I molossi, ecco, bravo. Delle cucce, delle sette di. Si sembrano buono aglione. Lo so. Ma ci metto a cuccia pure io. Hanno un'immacolata un po' spenta, a dire la verità. Non ci sono le luci, le cassette chiuse. Lo so, però l'assessore ha detto che tra giorni fa tutto, ma non si sa quale giorno. Non lo so, manco io so. Non è che dopo Natale. No, non credo dopo Natale, perché hanno dovuto fare una gara, quindi penso che già sta iniziando, perché vedi già le casette. Ma le vedo un po' piccole, collega. Dipende che... quello che vendono. No, perché prima qualcuno è entrato in ginocchio perché non ce la faceva. In ginocchio? Ma in ginocchio si va in chiesa.